Ben ritrovati amici, ben ritrovati a tutti, buon martedì, martedì suar, siamo arrivati praticamente a 3 giorni e i ragazzi faranno la traversata atlantica per andare a Los Angeles. E la novità di oggi è che è corsa contro il tempo, perché in America vorrebbero portare un altro americano. Sapete bene di chi sto parlando, di Yunus Musa. Allora, adesso ne andiamo a parlare. Vi avevo promesso che non avremmo più parlato delle due squadre dei bambini dell'asilo. Oggi si parla del Milan. Ragazzi, io lo dico. Allora, a questo canale io inizio a tenerci particolarmente. Ci tengo dal primo giorno, se no non avrei mai iniziato. Ma inizio a tenerci sempre di più. Per quale motivo? Perché questo canale mi ha permesso di conoscere tante persone. Ma su tutti, vabbè, Capoce, Rosso Nero, lo sapete, ma persone un po' più grandi, come, che cazzo ne so, ho conosciuto lo Zoccolo Duro, conosco Marco di ACM Style, ci sentiamo tutti i giorni, conosco Giorno Rosso Nero Benzinero. Quindi mi piacerebbe che un giorno magari i numeri fossero maggiori. Cioè, io non è che voglio prendere e fare, anche perché non mi interessa, ragazzi, io lo sapete, prendo, vado a lavorare. Questo deve essere il mio mantra, cioè il mantra di un po' di tutti, anche se francamente potessi ne farei anche a meno, io non sono qui a fare il moralista, a me non mi interessa, a me fa cacare lavorare. Potessi non lavorare un giorno nella mia vita, non lo farei, sono molto onesto. Detto questo, inizio a tenerci proprio in maniera molto 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 viscerale, quasi, se si può dire. Quindi mi piacerebbe che i numeri crescessero, quindi se non vi iscrivete, mannaggia la miseria, io mi innervosisco parecchio. Detto ciò, ragazzi, ci sono 36 gradi. Martedì 18 luglio, ve l'ho detto, tra 3 giorni si parte per l'America. Questi qua vogliono tenersi un posto libero sull'aereo, sul charter, per Yunus Musa. Yunus Musa, non c'è bisogno delle presentazioni, no? Abbiamo imparato a conoscerlo, o meglio, io lo conoscevo già da prima, lo seguivo, sembra strano che conosco tutti, però è la verità. Yunus Musa lo conoscevo, è il giocatore del Valencia, che è classe 2002, che praticamente è cresciuto in Italia, parla benissimo l'italiano, quindi non è extracomunitario. Ha giocato per un breve periodo, adesso non mi ricordo quanto, ma nell'Academy dell'Arsenal, prima di trasferirsi al Valencia. E si parla che il Milan abbia offerto, adesso abbia alzato l'offerta, a posto di 16 milioni netti, abbia alzato l'offerta a 18 più bonus. Ora, io vi dico una cosa. Sapete che io e lo Zoccolo Duro siamo andati sotto casa Milan ormai un mese fa, a cercare di far sentire la nostra voce, visto che qualcuno ci piglia anche per il culo, capito? Uno che sta a 1200 km di distanza, da fiato ai denti, proprio perché deve parlare, proprio perché deve dire la sua, altrimenti, però rimane sempre una feccia, rimane sempre un parassita, lo sapete, proprio briglia sciolta oggi. Siamo andati lì sotto a cercare di far sentire la nostra voce, però, da lì in poi, ovvero da quando è stato ceduto Tonali, ci hanno portato Loftus-Cheek, Pulisic e Reinders, che erano i 3 obiettivi, come è stato chiesto dalla Curva Sud al raduno del 10 di luglio. Ragazzi, sapete cosa vi dico? Hanno voluto scegliere questo giocatore, intanto qua si sta scaldando, lo devo tenere in mano per forza. Hanno voluto scegliere questo giocatore e io a questo punto faccio un passo indietro e dico: hanno voluto scegliere questo giocatore, fiducia. Questo vi chiedo io, questo vi dico io, quello come la penso io. Adesso non so, perché sono comunque molte incognite, dell'arrivo di Pulisic, di Reinders ieri sera, avete visto che è atterrato con un sorriso a 75 denti, Loftus-Cheek che ormai è, cioè, ha fatto il primo giorno di raduno, sono stati praticamente comprati tutti i rinforzi che ha voluto Pioli, quindi con la cessione di Tonali abbiamo comprato questi 3 giocatori e adesso mancano soltanto i soldi per Musa, si parla di 18 milioni più bonus. Io dico, a questo punto vi do fiducia, voglio darvi fiducia. Musa non è, come ho detto ieri in live da Capoccia Rossonera, non è il giocatore che mi fa fare i salti di gioia, perché conoscendolo conosco che ha parecchi limiti,
Non dico che è un cesso a prescindere, non stiamo parlando di Gagliardini, ragazzi, cioè non stiamo parlando di Krunic, cioè di Gagliardini, sapete io come la penso. Cioè è un giocatore del 2002, molto 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 grezzo, ma non scarso. Scarso no, perché tutti quanti che parlano per partito preso e poi di Musa hanno visto fare 3-4 partite, e lì dopo diventate come dire dei quelli che protestano proprio per partito preso, e questa cosa io non la faccio. Musa lo conosco, è molto grezzo, è vero, non è scarso. L'unico appunto che posso fare, a parte il prezzo, che comunque sono tanti soldi, ragazzi, io non sto dicendo che sono pochi, 18 milioni più bonus per Musa, perché a mio parere potrebbe esserci di meglio sul mercato. Però hanno voluto scegliere Musa, io ve lo dico, ve lo ripeto, fiducia. Do fiducia. E gliela voglio dare a sto giro, perché a questo punto se la potrebbero anche meritare, visto quello che hanno fatto. E comunque dal 10 di luglio hanno preso poi Pulisic e hanno preso poi Renders, Loftus-Cheek già c'era. Quindi vogliono comprare questo giocatore, hanno deciso che questo è il giocatore su quale puntare. Ragazzi, a questo punto diamogli fiducia. Però se poi dopo iniziate a dire Musa è una merda, è scarso, se già partite con questi presupposti qua, no ragazzi, perché noi siamo nelle condizioni di poter comprare in questo momento, noi siamo in condizione di poter comprare i cartellini, gli altri, che a me non piace guardare gli altri, però è un dato di fatto, devono vendere, devono stravendere, sapete di chi parlo, no? Di quelli che hanno venduto Dzeko, di quelli che hanno venduto, che non hanno riscattato Lukaku perché Lukaku li ha sfanculati, di quelli che hanno venduto Brozovic, di quelli che hanno fatto andare via Skriniar a zero, di quelli che hanno venduto Onana a 55 milioni, una grandissima operazione. Riconoscevo che Onana era un gran portiere, non avrei mai creduto che fosse poi ceduto a 55 milioni di euro, però al Manchester United c'è l'allenatore che lo ha allenato all'Ajax e ha fatto follie, ben per loro. Guarda, una manna dal cielo che gli hanno dato questi 55 milioni, sennò non avrebbero potuto comprare neanche Frattesi, giusto per dire. Quindi noi siamo in queste condizioni di poter scegliere i giocatori da comprare, siamo in questa posizione qua, gli unici in Italia siamo noi, o forse il Napoli o il Monza. Quindi adesso bisogna spingere sull'acceleratore, perché va bene, portate Musa, ok, io a Chukwueze già lo sapete, non ne parlo neanche più perché già lo sapete quello che penso, non arriverà Chukwueze, ed è giusto che non arrivi. Poi vabbè, per il fatto dei soldi, che tra 6 mesi lo paghi, non lo paghi, ed è giusto. Io sono da questa parte, la penso come loro, ve l'ho detto. Un giocatore che tra 6 mesi paghi zero, non puoi pagarlo adesso 35, assolutamente, ed è giusto che rimanga lì dove stia, nonostante sia un grande giocatore. Poi però c'è da prendere l'attaccante. Se voi volete prendermi a 18 Musa, vi dovete ricordare che poi dopo i nomi sono quelli. Io non spero mai nel mio preferito, nel mio omonimo, Jonathan David, perché so che costa veramente tantissimi soldi. Ragazzi, la punta, si parla di Taremi. Che dire, di Taremi ho un po' la bocca che si storce, ecco. Non mi sembra il giocatore che mi fa anche quello saltare sulla sedia, però voglio dire, i numeri stanno dalla sua, anche se ha solo giocato in Portogallo, Ragazzi, piuttosto che andarmi a prendere Scamacca in prestito, mi vado a prendere tutta la vita 15-18 milioni Taremi. Se sono 15-18 milioni, già se arrivano a 20 per un giocatore che fa 31 anni a breve, lasciamo perdere. Però l'attaccante poi va preso per forza, perché no? Cioè, se poi fate tutto questo ben di Dio, perché state facendo il ben di Dio, si sta parlando di Danjuma, di Singo, di Musa, cioè stanno veramente facendo tante, questo gli va riconosciuto. Però se poi dopo tutto quanto non mi andate a prendere un attaccante, io Balogun non lo voglio, mi fa schifo Balogun, madonna, guardate qua raga. Balogun, tutta questa gente qua io non mi piace. Se volete mandate a prendere i Musa, perché ormai ragazzi mettetevi l'anima in pace, questo è il giocatore, e Taremi. E poi dopo, verso la fine del mercato, dai quella sviolinata finale e basta. Per me il mercato, io sarei veramente veramente soddisfatto, non sto scherzando.
Però ragazzi, sull'attaccante ci sarebbe da fare veramente qualche sforzettino in più. Qualche sforzettino in più. Questo è quello che penso io. Poi voi fatemi sapere se siete d'accordo con me. Potete anche non essere d'accordo. Ragazzi, oggi sono proprio tranquillissimo. Non vedo l'ora di tornarmene a casa e buttarmi sotto una doccia gelata. Perché guarda qua. Sto grondando. Ci sono 37 gradi dentro sta macchina. Quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ragazzi, il video di oggi termina qua. Bene o male, stavolta vi voglio dare fiducia. Vai, via. Vedete che non sono uno che poi dopo protesta per partito preso. E non vi azzardate però a dire stai salendo sul carro, perché è la prima parola che leggo carro sui commenti, vi cancello. Questa è la premessa. Questa è proprio la mia premessa più importante. L'unica premessa è questa. Quando vedo stai salendo sul carro, quando leggo la parola carro nei commenti, vi cancello, va bene? Ok. Un bacio a tutti ragazzi, ci vediamo domani. Buona serata, ciao.